Abbiamo qui con noi Enrico Pennacchio, vicepresidente del Consiglio del Comune di San Severo, e Davide Palmisano, coordinatore di San Severo Democratica. Buongiorno, Enrico, un evento a San Severo? Sì, stiamo condividendo questa giornata di sensibilizzazione del problema coronavirus. Devo ringraziare i volontari veramente che si stanno dando da fare, giovanissimi, la nostra giovanissima volontaria. Dalle 10:30 che veramente questi ragazzi stanno praticando per far vedere questo manifestino, le regole per combattere questo. Qui con noi abbiamo pure il coordinatore. L'importante è divulgare quello che ha detto il Ministero della Salute senza creare ulteriori allarmismi e senza prendere sotto gamba questa problematica che stiamo avendo non solo qui in Italia ma anche in giro per il mondo e che purtroppo sta, in particolare in Italia, sta colpendo il nord Italia creando dei disagi particolari. Enrico, da chi è stato organizzato questo evento? Allora, noi dobbiamo ringraziare l'ASL che ci ha dato una grossa mano, i volontari, tutti, la consulta dell'associazione. Il presidente Zelinda Rinaldi, grande preghiera, ha fatto tanto. La dottoressa Cristina per l'ASL e l'amministrazione, veramente, ha dato un grosso contributo. Grazie pure all'assessore Mario Marchese. Un grosso ringraziamento a Mario, veramente, ha dato tanto. Un grazie a tutti. Grazie. Siamo qui a Piazza Incoronazione, chiunque voglia un'informazione riguardante il coronavirus, Covid-19, qui ci sono dei volontari che possono rilasciare qualsiasi informazione e anche un vademecum di comportamento. 10 semplici regole da rispettare, un altro presidio è posto su Corso Garibaldi, Viale della Villa, dove lo stesso hanno materiale informativo da distribuire ai cittadini. Un cittadino informato fa sempre bene. Ripetiamo che questa iniziativa è stata fatta in concomitanza con l'ASL, Regione, con le direttive del Ministero, Regione Puglia,
è voluta fortemente dall'assessore Mario Marchese e dal consigliere e nonché vicepresidente del consiglio Enrico Pennacchio, che poc'anzi ha delucidato su questa manifestazione che si sta svolgendo nelle piazze, Piazza Incoronazione e Corso Garibaldi San Severo. Un ringraziamento va al Radio Club San Severo, Protezione Civile, Croce Rossa, Guardie Ecologiche e Ambientali e tutti coloro che si sono prodigati per questa manifestazione. Nonna! Così! Andò.